sono Milena Bossi e nonostante la mia crisi di identità rispetto all'essere un educatore, nel senso che effettivamente quello che si è detto prima, la dottoressa Conti, no, faceva riferimento al fatto che spesso gli educatori non sanno esattamente chi sono e che cosa devono fare, nonostante questa crisi ho accettato di fare questo percorso, questa avventura qui in questa scuola come educatore, educatrice permanente. Già prima non sapevo chi fossi. Quando mi hanno detto educatrice permanente è stato un po' problematico, perché abbiamo proprio dovuto inventare dall'inizio questo ruolo, questa mansione, questa identità. Però è stata un'esperienza che non è ancora ultimata, molto interessante per diverse ragioni. Allora, intanto come mai un educatore a scuola? Si poteva pensare magari ad altre figure, soprattutto altri tipi di formazione. In realtà ho capito proprio lavorando all'interno della scuola quali potessero essere le risorse professionali e anche di competenza che io potevo mettere in campo. Quindi adesso cercherò di trasmetterle. Intanto la finalità del progetto mi piaceva molto, riguarda il fatto di stare vicino ai ragazzi e preoccuparsi della loro vita, del loro percorso. Perché? Perché sono piccoli, persone che hanno meno esperienza e hanno bisogno di noi. Questa cosa è un sentimento che purtroppo negli ultimi 15 anni io ho sentito venire meno, sia dal punto di vista degli amministratori, ma anche dal punto di vista un po' degli operatori del settore, che invece dovrebbero essere vivaci rispetto al fatto di desiderare mettersi in campo per la vita dei ragazzi, delle ragazze, dei bambini. Io ho lavorato a lungo con una legge che mi piace moltissimo, che si chiama legge Turco. Vedo qualcuno che sorride. Una legge che permetteva di finanziare diversi interventi su tutto il territorio nazionale per promuovere i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. A un certo punto questa legge è rimasta lì, bellissima, una delle più belle che io abbia letto proprio a livello anche europeo. Ho cercato e non le ho trovate così belle. È rimasta una bella legge, delle belle parole, una quantità incredibile di apprendimenti nei cassetti che nessuno apre più, perché chiaramente, non avendo risorse economiche per riprendere dei discorsi, rimangono lì apprendimenti però che considero belli, eccezionali in alcune situazioni, per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, per creare opportunità, proprio quello che fra l'altro è una finalità di questo progetto. Che cosa mi è stato chiesto? Di entrare a scuola, di collaborare con gli insegnanti, con i docenti e non solo, tutto quello che fa la scuola, quindi il dirigente scolastico, e cercare di mettere a disposizione la mia esperienza, che tra poco vi dico qual è, per riuscire a facilitare, diciamo, la soluzione, l'emancipazione di situazioni problematiche. Non solo, magari anche di attivare semplicemente buone sinergie, buone attività che possano in qualche modo migliorare quello che è la scuola, il clima. Qua ho messo promuovere azioni insieme, perché l'educatore da solo non può far niente, è una di quelle figure che da solo non può far niente, deve assolutamente essere in relazione con gli altri perché possa essere efficace. Non ha una bacchetta magica, non è un mago, nessuno può neanche inventarsi mago in questo ruolo qui.
azioni compartecipate affinché i ragazzi possano sentirsi a proprio agio a scuola e poi esprimere anche quello che sono, le proprie potenzialità, con un'attenzione particolare all'autostima e al senso di appartenenza. E queste cose mi piacevano, quindi ho accettato. Ho iniziato con i piedi un po', un passo un po' felpato, a relazionarmi con quello che è il mondo scuola. Il mondo scuola è una nave di cristallo, molto strutturato, quindi bisogna conoscerlo, con dei codici, anche dei linguaggi molto precisi. Quindi il fatto di essere in ascolto prima che propositiva mi è sembrato molto importante. Così ho provato a fare delle osservazioni all'interno della classe, presentandomi ai ragazzi e agli insegnanti in questo modo. Io sono un'educatrice, vi spiego un po' com'è il mio ruolo. Non sono un insegnante perché non sono qui e in qualche modo in veste di titolare del vostro apprendimento, perché per questo ci sono loro. Quindi non potrò giudicarvi, e questo è un altro punto molto importante. Potrò però affiancarvi, starvi vicino, aiutandovi là dove voi trovate difficoltà. Difficoltà a 360 gradi, sia dal punto di vista dell'apprendimento, quindi del essere a scuola, esserci e fruire di quello che ti capita intorno, vuol dire starci dentro nella scuola, capendo la lezione dall'inizio alla fine, portandosi a casa la lezione, sia rispetto a problematiche che invece, ahimè, possono interferire sul fatto che io vengo a scuola ma in realtà non sono qua, ho dei problemi a cui penso costantemente che non riguardano la scuola, e questi pensieri disturbanti non mi consentono neanche di stare qui a mio agio, no? Ecco, quindi problematiche che riguardano altro. Adesso magari poi andremo a parlare. Come ho detto, mi sono presentata, i ragazzi penso abbiano capito abbastanza velocemente che non ero un insegnante, che non ero la psicologa dello sportello ascolto della scuola, che però potevo parlare con loro, che avrei avuto una relazione molto più, diciamo, collettiva, cioè con il gruppo classe. Questo l'hanno capito abbastanza dal mio discorso iniziale. Non c'è mai stato un momento di perplessità. E presentandomi anche ai docenti che immaginavo in qualche modo, magari non sempre, ma in alcuni momenti magari anche in difficoltà, perché hai un adulto in classe che ti guarda, che ti osserva, puoi pensare veramente, no? Che un educatore ti giudichi. Però anche questo credo che lavorando insieme si possa essere molto stemperato, perché lo strumento essenziale è proprio la collaborazione, cioè la relazione sul fare. L'educatore non è che pensa molto, fa fondamentalmente. Se ci sono momenti che riguardano la riflessione, sono momenti in cui l'educatore sta un po' per conto proprio, nel senso che c'è una parte di grande riflessività rispetto alle osservazioni che ha fatto e che poi in qualche modo elabora anche in documentazione sua, cioè una sorta di diario di bordo. Chi è educatore qua lo sa benissimo, noi non viaggiamo senza dei diari, è quasi un diario personale, perché mettiamo sì quel che capita, ma mettiamo anche quello che è la nostra emozione rispetto a diversi contesti che stiamo vivendo con i ragazzi. E questa parte di riflessività è molto importante, ma poi la si rimette in campo con l'azione,
cioè col fare delle cose. E dicevo, questo progetto, la presentazione ai ragazzi e agli insegnanti, ho iniziato raccogliendo diversi spunti proprio che riguardavano bisogni dei ragazzi delle diverse classi, bisogni sia individuali che collettivi. Faccio riferimento a bisogni che addirittura i ragazzi stessi venivano a dirmi, nello stesso tempo anche a dinamiche che io potevo osservare di relazione fra di loro. Gli strumenti che abbiamo utilizzato, un educatore, un tavolo di progetto fatto da chi? Fatto dal dirigente scolastico, da alcuni docenti referenti di quali aree, disagio, BES, DSA, sono stati invitati anche quelli che si dedicano al sostegno dei ragazzi disabili, perché è importante, anche i ragazzi disabili hanno bisogni speciali, quindi non sono fuori dai BES, che è importante anche riuscire a scombinare un po' gli insiemi che abbiamo in testa, perché a volte queste categorie secondo me ci mettono più difficoltà rispetto che benefici. L'educatore, dicevamo, un tavolo, poi l'assessore ai servizi sociali, perché no? Cioè rappresenta la comunità, non è più solo la comunità educativa ma anche quello che ci sta intorno, una città, un paese. L'assistente sociale, i servizi sociali, l'educatore, un coordinatore dell'educatore, perché noi educatori lavoriamo meglio se non stiamo da soli. Diciamo che le storie di disagio che ci portiamo a casa tutti i giorni sono molto molto pesanti, perché noi osserviamo e cerchiamo di capire anche da dove arriva la sofferenza dei ragazzi e delle ragazze. Molto spesso parlare con una persona che può fare una supervisione rispetto a quello che stai facendo diventa nutrimento per il proprio lavoro, perché il rischio di essere invischiato anche dal punto di vista emotivo è altissimo. Poi voi mi guardate così, anche gli insegnanti hanno lo stesso problema, non è che voi, cioè, con l'emozione non avete a che fare, è più o meno la stessa cosa, solo che storicamente, socialmente a voi viene chiesto un compito, a me ne viene chiesto un altro, ma questi due compiti sono molto appiccicati, sono molto vicini, soprattutto in un'esperienza di questo tipo, perché alla fine in soldoni è il benessere dei ragazzi, che vuol dire successo scolastico, successo mio per un insegnante, perché è quello, e un buon clima psicologico di relazione a scuola, cioè io vengo a scuola e sto bene. Questo è un punto. L'educatore, come ho lavorato? Con interventi di back office, che dicevo, momenti di riflessività, compilazioni di documentazione rispetto proprio a questi bisogni raccolti. Vuol dire parlare con la mia coordinatrice, vuol dire tante cose. E interventi di front office, cioè con i ragazzi e con i genitori e con gli insegnanti, ma soprattutto con i ragazzi. Questo tavolo di cui parlavo prima, per me è stato molto interessante che a scuola possa essere capitato mensilmente o quasi un momento in cui un educatore, un assessore, un assistente sociale e degli insegnanti, che poi fra l'altro non sono stati soltanto i tre referenti delle aree di cui ho parlato prima, no, tanti altri insegnanti hanno partecipato, non solo tre, eravamo, vi dico subito, dai 10 ai 13,
costantemente. Abbiamo fatto cinque tavoli, quattro tavoli, il prossimo sarà il quinto, in cui c'erano tanti insegnanti, coordinatori delle diverse classi. È un fatto un po' eccezionale, perché è un momento in cui è necessario che si oltrepassi il proprio linguaggio per andare a cercarne un altro, un po' al di sopra delle parti, e riuscire a capirsi su cose da fare, che poi saranno un progetto. Cosa succede al tavolo? L'analisi dei bisogni. Allora, voi mi spiegate che di fronte a un problema ciascuno può avere la propria visione delle cose. Può diventare veramente un problema ancora più grande, meglio che nessuno se ne occupi in certi momenti, se tutti hanno una visione così diversa dello stesso problema. La lettura del problema attraverso il dialogo, la relazione, attraverso proprio un momento di riflessione comune, fa in modo che il problema diventi un bisogno e quel tavolo sia proprio un momento di filtro dei problemi. È necessario che il problema diventi bisogno, altrimenti io non so a che cosa e come rispondere, come riuscire a trasformare la situazione. Sempre nello stesso tavolo si definiscono le strategie dell'educatore, cioè che cosa fa l'educatore, se lavorerà in una classe piuttosto che in un'altra, con un ragazzo, una ragazza piuttosto che con altri. Ma non solo, ma proprio anche, diciamo, le strategie che riguardano ciascun interlocutore. Quanto spesso è stato necessario un'azione dell'assistente sociale piuttosto che degli operatori che si occupano della salute dei ragazzi. Ciascuno deve poi fare il suo pezzettino. Diciamo che è un momento importantissimo quello della definizione delle strategie. E sviluppare un'ottica di corresponsabilità. Quando sentivo prima dire l'insuccesso scolastico si attribuisce sempre solo alla scuola, no, la responsabilità dell'insuccesso scolastico. Io che sono educatrice so benissimo che se certi problemi sono veramente complessi, è soltanto l'apice dell'iceberg l'insuccesso scolastico. Quindi assolutamente, sviluppare un'ottica di corresponsabilità vuol dire che tutti quelli che stanno vicino ai ragazzi possono fare qualcosa, non soltanto la scuola e gli insegnanti, non soltanto gli educatori, mi riferisco ai genitori, anche agli allenatori di calcio, che a volte che coprono un ruolo nella vita dei ragazzi che è superiore a quello che potrebbe occupare un genitore, ve lo assicuro. Ecco, le azioni. Semplice. Dal problema al bisogno, quello che ho detto prima. Il bisogno da dove arriva, come lo raccogli, lo raccogliamo attraverso il tavolo. Consigli di classe, la mia partecipazione ai consigli di classe. La relazione con i coordinatori delle classi, la relazione con gli alunni, che all'inizio erano molto silenti, ma poi piano piano, capendo il mio ruolo, hanno messo in campo anche una comunicazione molto forte. Relazione anche con i genitori, sono stati alcuni genitori che sono venuti a parlarmi delle problematiche dei figli. Insieme abbiamo deciso di farlo, con i docenti, perché bisogna fare attenzione che l'educatore non diventi il posticino dove chi ha un problema può andare a scaricarlo. Molto spesso può succedere, è successo così. Cioè, io insieme al docente referente di quella classe di appartenenza dell'alunno, parliamo con il genitore e diventa uno strumento molto forte, proprio come, secondo me, come incisività. Servizi sociali, gli psicologi, ci sono gli psicologi degli sportelli scolastici,
ma ci sono anche quelli che lavorano per portare avanti percorsi particolari. L'UOMPIA, io ho messo UOMPIA, ma tutte le agenzie che si occupano della salute. Ecco, perché è un educatore, no? Beh, una figura neutra che non giudica. È una figura che facilita la comunicazione, dovrebbe farlo. Ha delle competenze nella lettura del disagio, e prima abbiamo sentito qualche cosa che riguarda il disagio. Io personalmente ho sempre lavorato in questo campo, quindi mi sento di dire che ci sono dei momenti in cui noi richiediamo ai ragazzi di avere una prestazione che riguarda l'apprendimento e questi non possono, non ce la fanno ad assecondarci. È lì che c'è il disagio, quando un ragazzo o una ragazza non riescono a fare, a essere, a sostare nella normalità, nei luoghi non soltanto fisici ma anche di tipo psicologico che la loro età richiede. Un ragazzo che non riesce ad andare a scuola e alla mattina se ne sta a casa non è solo un fannullone, anche se ci può venire una rabbia incredibile rispetto a questo fatto qua. C'è un disagio perché c'è un'incapacità. Ricordiamoci che tutti nel loro cuore vogliono stare bene, andare a scuola, avere non necessariamente dei voti eccezionali, ma starci, sostare nella società, nel gruppo. Soprattutto a questa età, ma tantissimo. Io ho sentito persone che mi hanno detto: io vado a scuola sostanzialmente perché lo vogliono i miei genitori per vedere i miei compagni. Profondamente non me ne importa così tanto, ma queste due cose diventano poi propulsori di tutto il resto. La lettura del disagio. Il disagio è enorme. E ha delle facce veramente molteplici. Si va da le problematiche che riguardano la salute mentale, non soltanto dei ragazzi che vediamo a scuola, ma dei loro genitori. Qualcuno mi ha detto: io faccio fatica a stare a scuola perché a casa papà sta male, ma male, 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 e io qua non riesco molto a starci, perché cosa mi interessa di stare ad ascoltare una lezione di matematica quando a casa mio papà potrebbe veramente stare male. Così come un disagio, prima si parlava dell'ansia, ma anche situazioni superiori a quelle che possono essere stati ansiogeni di varia natura. Ciao, grazie. E di fatto, vabbè, c'è tutta questa parte, però esiste anche un disagio che magari parte da situazioni pluriproblematiche della famiglia, per cui un disagio del sistema familiare, che è quello più difficile. Ecco, per arrivare agli abusi di varia natura, ahimè, io faccio quello di mestiere, lavoro sia per rilevarlo il disagio e dargli un nome, cercare di capire la natura, sia nei momenti di riduzione del danno di questo disagio, quindi momenti di resilienza, di guarigione, di normalizzazione. La scuola, con questo progetto, ho scoperto che è un posto in cui si può guarire tantissime cose. È per quello che mi è piaciuta questa esperienza, perché i ragazzi stanno con i loro pari, perché hanno comunque degli adulti eccezionali che gli danno retta e che offrono delle cose. Perché quel posto qua è il posto dove si vince. Si vince sull'autostima, perché riesco a fare delle cose da solo, a impararle, a farle. Quindi vinco. Senza che qualcuno mi dica bravo o no. Basta il mio voto.
Io sono una di quelle educatrici che utilizza, comunque per me è stato importante stare nelle classi e seguire i ragazzi in italiano, in matematica, esattamente, quelli che facevano più fatica, perché trovo che il successo scolastico sia fondamentale, come un po' il successo professionale per un adulto. C'è una ricaduta sull'identità del successo scolastico che è fondamentale. Un ragazzo, una ragazza non può stare bene se non sta bene a scuola, se non ha una relazione forte con la scuola. Se è fuori, non sta bene. Quindi per me è un fattore di benessere. E qua la scuola è un posto dove si cresce, è un posto dove si curano anche dei deficit che, ahimè, non dipendono da noi, dipendono anche dalla famiglia e dai problemi che stiamo vivendo a casa. Lo dico molto. Ecco, l'educatore non lavora solo con la sua presenza, ma anche con la sua assenza. Mi è capitato di scegliere proprio all'interno del tavolo, di scegliere di non lavorare in alcune classi, ma perché non era opportuno, per varie ragioni, che io ci fossi proprio fisicamente. Quindi per me è stato importante riuscire a dire la mia, che dire la mia è avere l'occhio un po' diciamo dell'educatore, perché siano poi gli insegnanti a muovere le fila, ad essere attivi anche in determinate problematiche, perché non è detto che l'educatore sia sempre necessario, no, anzi, secondo me la qualità di un progetto si valuta anche dalla collaborazione che diverse figure possono mettere in campo. Quindi delle volte una cosa la posso fare io, ma delle tante altre volte la possono fare quelli che in realtà l'hanno sempre fatto. Diciamo che quello che stiamo cercando è una collaborazione per migliorare. C'è anche da dire una cosa, che di fronte al disagio ci sono varie reazioni dell'essere umano. Proprio perché siamo esseri umani, la maggior parte delle volte ne abbiamo così paura del disagio infantile, della sofferenza dei bambini e dei ragazzi, che lo ignoriamo. La tendenza è proprio neanche pensarci. L'altro giorno ho visto un ragazzino con delle botte in testa. Io so esattamente chi è stato a fargli quelle botte in testa. Sicuramente però, subito, immediatamente, ho pensato che potesse essere il suo gatto. Ma è normale, siamo fatti così, siamo esseri umani. Tentiamo sempre di allontanare gli scenari più brutti. È normale, non facciamocene una colpa. L'educatore non lo può fare. Perché? Perché siamo stati un po' addestrati a sostare nel disagio. È una questione del tutto professionale. Quindi affiancare un educatore a un insegnante significa anche avere meno paura e qualche strumento che l'educatore può mettere in rete per affrontare anche casi più difficili, il disagio più difficile. Perché la tutela dei minori parte anche dalla scuola. Questo è un focus importante. I ragazzi passano di qui. Se non abbiamo la scuola, ci manca veramente il corpo della prevenzione. Anche se è molto difficile, e capisco perché sia molto difficile segnalare, parlarne, eccetera. È difficilissimo, non è mio compito. L'altro giorno un insegnante di lettere mi ha detto: ma io ho studiato lettere moderne, questa bambina si taglia in continuazione le braccia, ma io cosa ci posso fare? Ha ragione, ho studiato lettere moderne, non è uno psichiatra, non possiamo neanche chiedergli
di avere grandi illuminazioni, ma è proprio perché è difficile che dobbiamo creare una rete forte rispetto a questi fenomeni che stanno diventando sempre più importanti. Ecco, questo è quello che ho detto. Questo anche, i velivoli di questa squadra sono quasi 200. Ho effettuato, appunto, là sono 44 gli alunni tra DSA e DES, quindi monitorati anche in maniera forte dal tavolo. Le classi in cui ho lavorato sono 3, eccetera. E le classi in cui ho lavorato con percorsi di animazione pedagogica sono 3. Questi sono i tavoli di progetto che abbiamo fatto, gli incontri con i docenti, i raccordi telefonici anche con psicologi, lo sport all'ascolto, eccetera, e anche incontri con i servizi sociali, ecco, per dire. È un lavoro fatto di relazioni, certo non è che siamo riusciti a implementare un progetto e portarlo a regime, no, io credo che abbia delle potenzialità enormi ancora questo progetto e che sia giusto anche che sia in itinere una costruzione di strumenti nuovi, eccetera, però ci credo molto, perché ho avuto un'ottima collaborazione con gli insegnanti sono sicura possa far nascere idee e anche strumenti di gestione ancora migliori di quelli che siamo riusciti a trovare quest'anno, semplicemente. Io finisco perché altrimenti potremmo stare qua a parlare. Grazie Mileva.